L'isola vice sindaco di Cavriana e assessore contante di quelle competenze che non me le ricordo mai, mi ricordo pari opportunità, quello me lo ricordo, poi ce le dice lei, di nuovo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto, bentornata. Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ovviamente noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-63-1709, poi ancora indirizzo mail diretta @temporadio.it e poi pagine Facebook sulle, poi c'è la diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live, forse l'avevo già detto questo ma fa lo stesso. Allora iniziamo col parlare di bambini, parliamo di questo, di bambini e dei genitori e dei GREST e così via? Sì, benissimo, è un argomento che ci sta molto a cuore. Quest'anno ci sono tantissimi GREST organizzati sul territorio, il GREST, quello del Cavrian Ponti, il Summer Camp, che va dai ragazzi dai 16 ai 14 anni, e la durata del Summer Camp è dal 13 giugno al 1 luglio, con la giornata intera, tantissime attività all'interno. Poi c'è il CRED estivo dai 3 ai 6 anni e sarà organizzato presso la scuola dell'infanzia di Cavriana con orario 7:30-16, quindi la copertura di quasi tutta la giornata per i bambini più piccoli. È stato organizzato già lo scorso anno e aveva riscosso veramente un grandissimo successo, perché queste famiglie appunto sono impegnate lavorativamente parlando e è un supporto molto, molto importante. Va a copertura, va alla fine della scuola dell'infanzia, quindi va a copertura di tutto il mese di luglio. Le iscrizioni sono già aperte. Fra l'altro la cooperativa che si occupa del GREST estivo è la stessa che gestisce il nido, che ricordiamo è stato ampliato. Fra l'altro questa settimana ci sono stati i primi 3 inserimenti dei bambini, e colgo ancora l'occasione per ringraziare l'OASI, che è stato spostato, che ha collaborato fin dall'inizio a questa proposta e quindi ha potuto permettere appunto l'ampliamento di una decina di bambini in aggiunta per quanto riguarda appunto l'asilo nido. E poi c'è il GREST organizzato dall'ANSPI, che raggruppa i ragazzi della primaria e della secondaria dal 17 al 31 di luglio. Sono due settimane intense. Le iscrizioni saranno aperte dal 28 di maggio presso l'oratorio, con la possibilità anche di iscriverli nella mattinata della domenica durante e dopo la messa. Lo spazio compiti, che già viene effettuato durante l'anno scolastico, che riguarda interessa i bambini della scuola primaria, diventa poi in estate spazio compiti estate. Viene organizzato dal 20 giugno al 15 luglio solo al mattino, e quindi diciamo che abbiamo un'ampia scelta, vengono toccate praticamente tutte le fasce di età a copertura comunque di 2 mesi di estivi. Tutte le informazioni comunque si trovano sulle pagine Facebook sia del comune che degli enti, diciamo, organizzatori stessi. Ok, io lanciamo un piccolo appello agli insegnanti: non date troppi compiti per l'estate. Non li devo più fare io, sì. Però mi ricordo. Bisogna tenerli un po' in allenamento, però un po' di vacanza meritata. Anche perché si è bambini e ragazzi una volta sola nella vita, poi non lo si è più, quindi senza nulla togliere la scuola, che logicamente ha un ruolo fondamentale educativo. Assolutamente. Come ha detto lei, appunto, manteniamo l'allenamento, l'allenamento, insomma. Allora, per bimbi e genitori credo che vada bene a loro l'appello. Per quanto riguarda comunque la cultura, che ad ogni modo è importantissima, e l'allenamento, adesso intendiamoci, va mantenuto assolutamente, ci sono anche progetti per quanto riguarda la biblioteca? Sì, abbiamo partecipato nel maggio del 2021 alla cooperativa Carta, che è la cooperativa comunque che gestisce la nostra biblioteca.
ha fatto da capofila, quindi ha candidato il Comune di Cavriana, la biblioteca, e ha vinto il bando Fondazione Comunità Mantovana, costituendo poi una rete tra il Comune, l'ASPI, quindi la parrocchia di Cavriana, la compagnia teatrale Il Vultù, l'associazione Capriana e logicamente la biblioteca stessa. È nata da un'idea turistica per migliorare l'accoglienza, ma è rivolta soprattutto a valorizzare e a far conoscere il patrimonio di Cavriana non solo a chi non lo conosce, ma soprattutto ai cittadini stessi. Bisogna sensibilizzare e ritornare, riscoprire attraverso ricordi, testimonianze e racconti quello che è la storia della nostra, del nostro bellissimo paese. Ci saranno diversi interventi, diverse serate. Tra l'altro l'ASPI ha già organizzato due serate che si sono già appunto svolte, e ci sarà una terza serata con delle proiezioni logicamente di film inerenti a questa tematica. L'ultimo incontro sarà appunto giovedì 5 maggio alle 20:30 presso l'oratorio. Ci saranno delle future rappresentazioni teatrali appunto a carico della compagnia teatrale. Quindi domani. Esatto. A che ora? 20:30. 20:30, ok. Comunque, per informazioni e prenotazioni, il numero è quello della biblioteca, che è lo 0376 8040 53, e il sito ufficiale è sempre della biblioteca di Facebook. Stiamo sensibilizzando, quindi stiamo cercando di raccogliere più testimonianze possibili, quindi invitiamo tutta la cittadinanza, i testimoni, di partecipare, di venire, di raccontare. Ci saranno degli incontri su questa tematica, proprio di raccolta di materiale, presso le cantine di Villa Mirra, sempre in collaborazione logicamente con la biblioteca, a partire dal 20 maggio alle ore 17. Quindi invitiamo tutti coloro che vogliono lasciare una testimonianza a partecipare a questi incontri. Ok, materiali di che tipo si può portare? Fotografie, ma puntiamo molto proprio sui racconti, i racconti stessi di quello che sono i racconti dei ricordi legati alla villa, legati al mulino, proprio per poi raccoglierli e creare una sorta di film, di filo conduttore, perché poi verranno posizionati dei totem al di fuori di Villa Mirra, della Pieve, dove appunto, oltre ad avere comunque cenni storici, logicamente, ci saranno anche dei racconti proprio legati alla struttura che poi verrà visitata. Quindi è proprio improntata sul ricordo, sul sentire una voce calda, una voce di testimonianza. Che sono sempre quelle cose interessanti, cioè, sì, che mancano. Alcuni non le guardano, però altri invece veramente che le trovano. Vengono un po' a mancare. Esatto. Sarebbe il caso, magari cioè, l'avete già previsto, magari di farle anche in altre lingue, anche magari con traduzione. Sì, il totem poi sarà anche in lingue differenti, certo. Poi con la biblioteca, sempre attraverso la biblioteca, cioè in collaborazione con la biblioteca, è stato fatto un progetto con la CPO, che è la Commissione delle Pari Opportunità. Lei prima citava che è uno dei miei assessorati, esatto. Sarà inaugurata il 9 maggio alle 9:30 presso la veranda di Villa Mirra una mostra di elaborati. Si terrà fino al 20 di maggio. Gli orari saranno gli orari di apertura della biblioteca. A questa mostra hanno partecipato la scuola secondaria di primo grado, la biblioteca stessa, alcune associazioni del territorio e la Fondazione San Biagio, che è la casa di riposo. Allora, ha detto, dunque, l'inaugurazione il giorno? Il giorno 9 maggio alle ore 9:30. Le verande di Villa Mirra. Ok. Esatto. Perfetto. Di cosa si tratta? Si tratta di questo, è un progetto attraverso il quale, che si chiama innanzitutto Tutti Uguali, Tutti Diversi, attraverso il quale si vuole portare
degli elaborati che possono essere degli scritti, delle fotografie, dei racconti, di come si può interagire anche nelle diverse fasce di età, cioè siamo tutti diversi ma poi alla fine siamo tutti uguali. Quindi la collaborazione, le sinergie, la rete che si viene a costruire all'interno soprattutto di una comunità arricchisce le varie fasce di età e le varie diversità che devono essere comunque una partenza, un fondamento, un qualcosa di tangibile e che può comunque aiutare gli altri nelle diverse sfaccettature della vita. Certo, assolutamente. In un momento del genere sappiamo che insomma c'è una guerra, stiamo uscendo comunque da una pandemia che ha colpito in maniera molto significativa tante famiglie, non dico tutte, ma tante famiglie. Esatto, esatto, assolutamente. E nonostante questo, quelli vanno a fare la guerra, nonostante. Abbiamo imparato poco, abbiamo appena festeggiato anche il 25 aprile, insomma, liberazione. Sì. Sacrificio, e quindi lo diceva ancora Quasimodo, un uomo del mio tempo, non si cambia niente. A proposito di guerra, quindi andiamo a parlare proprio dei profughi, anche se avete situazioni. Sì, situazione ucraina. Abbiamo circa 4-5 famiglie ospitanti per circa una trentina di ucraini sul nostro territorio. Abbiamo effettuato una raccolta farmaci in collaborazione con la farmacia di Cavriana, che è sempre attenta a queste sensibili, insomma, in queste situazioni, quindi sia raccolta di farmaci, abbiamo effettuato anche tamponi gratuitamente, abbiamo raccolto anche dei fondi, quindi dei soldi che abbiamo a disposizione per eventuali emergenze che poi magari destineremo per l'acquisto di farmaci proprio mirati o daremo poi in donazione. Certo. Abbiamo poi fatto una raccolta di derrate, abbiamo già fatto una prima distribuzione insieme all'associazione del territorio di derrate alimentari proprio mirate ad aiutare le famiglie ospitanti. Tra l'altro devo anche ringraziare alcune associazioni del territorio e l'Aste Rigalda, che ha donato diverse derrate alimentari, e anche Aprica A2A, che appena in questi giorni ha fatto appunto una donazione che poi logicamente organizzeremo e poi faremo la consegna. Sensibilizzazione sul territorio, quella devo sempre ringraziare i nostri cittadini perché sono sempre molto attenti, quindi hanno poi portato vestiti, veramente la nostra comunità è sempre molto attenta e sensibile. Anche perché tra l'altro presumo, mi corregga se sbaglio, che tanti di questi profughi abbiano bisogno di tutto, perché chi scappa dalle bombe non è che stia a riempirsi la valigia. Sì. Allora di cosa ho bisogno? Lo shampoo, della spazzola, Noi abbiamo pochi bambini, non abbiamo molti bambini sul territorio, però mi creda che a volte si pensa anche subito al vestito, che fin per carità è giusto, però il gioco. Bisogna pensare anche che hanno lasciato tutto quello che era il ricordo, i giochi, la quotidianità, gli affetti, purtroppo in un paese in guerra. E a volte anche avere un piccolo gioco, un ricordo che comunque fanno parte ancora di un momento dell'infanzia, nuova lingua, nuovo paese, serve molto a questi bambini che hanno proprio bisogno. Esatto, tra l'altro quello che ha detto appunto è importante anche questo, perché è vero, vengono in Italia, c'è anche un clima migliore, tra l'altro lasciano il freddo, qua trovano la primavera, eccetera, però gli parliamo loro, non capisco niente. Niente. Cioè, proprio non so neanche spagnolo o francese con una lingua simile. Proprio una lingua difficile. Adesso comunque anche con le scuole è stato attivato poi la mediazione culturale. Noi abbiamo un bambino che sta frequentando la scuola appena iniziato e una bambina che sta facendo un inserimento alla scuola dell'infanzia. Poi abbiamo diversi adulti, quindi la nostra presenza sul territorio è più legata a una fascia di età superiore. Certo. Allora, e poi, comunque se qualcuno volesse aiutare,
contatti il comune. Contatta il comune, sì, c'è comunque l'obbligo, sì, le famiglie che ospitano comunque devono fare un passaggio con il comune. Ecco, sì. Qualora poi ci fossero delle difficoltà o chiedessero degli aiuti, bisogna rivolgersi all'assistente sociale. Comunque ci sono dei moduli, logicamente ci sono anche dei moduli in ucraino per agevolare anche le persone che arrivano, che come diceva lei giustamente faticano a capire anche la lingua, che poi vengono attivati una serie di supporti e di aiuti. Ok, allora, e poi ci sono due comunicazioni anche, mi diceva, prima di andare in pausa le facciamo una. Sì. Una comunicazione sull'F24, sono usciti questi controlli della TARI, che è la tassa rifiuti. Ricordiamo di chiamare il numero verde, qualora ci fossero delle difficoltà ci si può rivolgere comunque all'ufficio tributi del comune, 81, lascio anche i numeri, 81 14 17 oppure 81 14 32, che sono logicamente a supporto di questo servizio. Questo la TARI. Novità, esatto, TARI, la novità invece di quest'anno riguarda l'IMU. I conteggi venivano negli anni addietro, dovevano essere richiesti dal cittadino, invece quest'anno è un servizio aggiuntivo che fa il comune di Cavriana, usciranno i conteggi IMU direttamente da parte quindi del comune, quindi a tutta la cittadinanza arriveranno direttamente i conteggi dell'IMU, mentre gli anni addietro dovevano essere richiesti. Richiesti, quindi appunto è un lavoro in meno, quantomeno una seccatura in meno, insomma, che il cittadino si deve accollare. Eventualmente comunque anche lì chiedete, chiamate in comune sempre, esatto, ufficio tributi, i numeri, certo, ovviamente. Allora ci fermiamo un attimino con Gaia D'Isola, vice sindaco di Cavriana, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Grazie. Con Gaia D'Isola, vice sindaco di Cavriana, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, se deve aggiungere qualche cosa, aggiungiamo, altrimenti le leggo i messaggi dei suoi concittadini. Come vuole lei, dica. Guardi, aggiungiamo solo un paio di cose. Invito anche le associazioni magari a contattare l'amministrazione, se hanno voglia di ricominciare magari a proporre delle serate in collaborazione con l'amministrazione. Noi siamo sempre aperti a una collaborazione, a un'organizzazione, veramente, insomma, vi aspettiamo. Eventuali appunto iniziative, esatto. Le associazioni, appunto il terzo settore, che è sempre importantissimo, è fondamentale. Allora, le leggo i messaggi. Lei è molto brava, complimenti, dice Roberta. Va bene questo messaggio, sì. A caso l'ho preso, insomma. Poi qua segnalano dell'Eternit abbandonato, rifiuti nei fossi, e dice appunto, c'è segnalato questa cosa appunto. Purtroppo sì, le segnalazioni sono sempre importanti, invitiamo anche su questo, perché logicamente il territorio di Cavriana è molto ampio e quindi le segnalazioni sono sempre benvengano, perché logicamente non sempre si arriva dappertutto. Se magari poi dicono dove l'hanno trovato, magari contattano anche l'ufficio tecnico del comune, sarebbe veramente una buona cosa, certo. Così magari mandiamo gli operari poi a visionare il tutto. Certo, poi D'Isola, ci sono bandi di aiuti per noi cittadini di Cavriana, perché aiutiamo gli altri e noi cavrianesi invece niente. Ci sono bandi, sono usciti comunque anche i bonus nell'energia, dovrebbe uscire qualcosa per gli aiuti alimentari, ad oggi però non è ancora arrivato nulla, quindi il sentore c'è, però di concreto, di date concrete ad oggi non ne posso dare. Poi ancora, fate ancora manifestazioni come la corsa delle capre, a Capra d'Oro, insomma. Allora, quest'anno il palio della capra non ci sarà, infatti ho appena invitato anche le associazioni che, se dovessero avere appunto delle idee o delle proposte, siamo aperti a tutto. Allora, era di Montichiari, effettivamente è molto divertente proprio vederlo. Diciamo che San Biagio, il palio della capra, è mancato in questi anni. Torneremo. Poi segnalano che dopo il cimitero ci sono bustine di rifiuti nel fosso. Dopo il cimitero. Quindi sicuramente poi sentirà anche l'ufficio tecnico, quindi
Quindi proprio prendiamo nota. Purtroppo sì, i genitori sì. c'è questo lancio del sacchetto. Infatti, proprio sono sempre prolifici. Purtroppo allora, sì. Gaia d'Isola, uniamoci con Solferino e Guidizzola per fare manifestazioni importanti. Dice, è una proposta, quindi non una fusione, è un'unione per fare iniziativa. Certo, beh, una rete è già molto attiva con questi due paesi limitrofi e quindi si lavorerà sicuramente per migliorare, per ampliare. Poi, buongiorno dottoressa d'Isola, sono lieto di sentirla, però perché il sindaco latita da parecchio, le chiedono? Il sindaco latita da parecchio qui in radio? Probabilmente sì, intende probabilmente questo. Sì. Io presumo che magari possa anche essere legato a impegni precedentemente presi, perché il nostro sindaco è sempre molto presente, soprattutto in comune, nelle manifestazioni, quindi c'è. Poi, allora, il parco di Villa Mirra va valorizzato, fare dei camminamenti perché è bellissimo. Sì, abbiamo appena partecipato a un bando molto corposo per una risistemazione dei giardini di Villa Mirra. Speriamo, diciamo che abbiamo partecipato a diversi bandi, l'ufficio tecnico ha lavorato tantissimo, veramente tantissimo in questi mesi, quindi ringrazio moltissimo il responsabile Antonio Malagutti e speriamo che diano buoni frutti. Poi chiedono se a Cavriano ci sono profughi ucraini, evidentemente ha sentito dopo, se ci sono. Sì, una trentina, ad oggi sul territorio sono una trentina, più che altro adulti. Sono soprattutto donne e bambini? Ah no, soprattutto donne allora? Chiedo, è una domanda. Nuclei familiari di adulti, quindi adulti. Sì, di bambini ad oggi ne abbiamo 5. Beh, insomma. Allora, D'Isola, volete finire gli spogliatoi? Sicuramente quello del sì, centro sportivo. Stiamo andando avanti anche con quello. Tra l'altro avremo anche un incontro con le associazioni per quanto riguarda gli spogliatoi. Lo dico ad agio, in estate dovrebbero consegnare il tutto. Invece per quanto riguarda le scuole, questa mattina si sta proprio tenendo in questo momento un incontro per il proseguo dei lavori che sta procedendo in linea con le tempistiche. Poi anche qua ho sentito, sono sintonizzati tardi, vice sindaco grazie, il GREST l'ho fatto, ha detto di sì. Sì, sì, siamo partiti proprio con questo. Le varie fasce, esatto, comunque si trova tutto su Facebook. Benissimo, quindi Cavriano. Qualora volessero delle informazioni in più, comunque si possono sempre rivolgere all'ufficio dei servizi scolastici. Allora, lei rappresenta molto meglio il comune piuttosto del sindaco. Io lo leggo, non me ne voglia il sindaco, no. Assolutamente. Assolutamente, ognuno fa il proprio lavoro, si collabora insieme, perché quando c'è sinergia, rete, collaborazione, io penso che le cose funzionino sicuramente meglio, nessuno ha più meriti di un altro. Poi ho sentito che avete il bando per il servizio civile, prendete solo ragazze o anche ragazzi? No, il bando è aperto a tutti. Esatto, e ad oggi ci sono due ragazzi. Assessore, tutti gli altri comuni fanno manifestazioni, perché noi non facciamo niente? No, stiamo cominciando anche noi, appunto con la biblioteca c'è già un progetto abbastanza corpulento, e poi ci saranno delle manifestazioni sul territorio, sia di passaggio, soprattutto per quanto riguarda le biciclette, le moto d'epoca, anche il 22 e il 29 di maggio ci saranno due passaggi, uno delle biciclette e uno delle moto d'epoca, appunto di Tazio Nuvolari, con al 29 ci si soffermerà anche in Villa Mirra, quindi invito tutti a venire a vedere. Poi ancora, Gaia, dobbiamo fare delle manifestazioni, perché mi sembra che il programma non ci sia un gran fermento, no, però ha lanciato l'appello, no? Giusto? Esatto, noi comunque ci stiamo muovendo in merito e siamo disponibili a collaborare con le associazioni per quanto riguarda l'organizzione. Ok, quello del servizio civile. Allora, guardi che in un altro comune la signora che mi ha risposto mi ha detto che vogliono solo donne che cestino le domande dei ragazzi. No, assolutamente. Vabbè, assolutamente. Credo, non può Cavriano, dirlo no. A me che sono faccio parte della pari opportunità, quindi assolutamente. Poi, scusi, la biblioteca è aperta? Allora, la biblioteca logicamente rispetta giorni e orari, il lunedì, il martedì e il giovedì mattina,
dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì pomeriggio 15.30 18.30 e il sabato mattina. Ricordiamo che è l'organizzazione della biblioteca, logicamente la Palto è della cooperativa Carta, come ho anticipato prima. Poi il martedì e il giovedì invece c'è il gruppo dei ragazzi della Fiordaliso, questo progetto bellissimo di inclusione. Prima parlavamo anche del progetto Tutti Uguali Tutti Diversi, e il sabato mattina invece con i volontari. Quindi diciamo che è un servizio molto variegato, è un servizio che mi piace molto perché raggruppa questi tre gruppi che secondo me sono veramente molto interessanti, certo, e danno valore, un valore importante a quello che è il servizio della biblioteca. Tra l'altro, se non mi sbaglio, la biblioteca di Cavriana è anche in rete con altre biblioteche, no? Sì, se non sì, trovi un libro ce l'hanno magari. Esatto, abbiamo il Bibliobus che arriva tutti i lunedì mattina, facciamo parte della rete bibliotecaria dell'Alto Mantovano. Dunque, d'Isola Salve, aiuti per pagare la bolletta, prosegue il messaggio, dice luce gas 2700 euro per 3 ore acceso al giorno a 17 gradi, volevo fare il cappotto ma pare che non si possa più. Vabbè, questa sia una notizia di oggi, informato evidentemente che è scritto. Comunque aiuti per pagare la bolletta fondamentalmente. Sono usciti i bonus, comunque per qualsiasi cosa l'assistente sociale, perché poi logicamente tutto quello che è la burocrazia, le uscite dovete passare attraverso l'assistente sociale, il numero di telefono è 81 14 33 e ricordo i giorni di apertura dello sportello, il martedì, il mercoledì e il venerdì mattina, il martedì anche al pomeriggio. E c'è la massima discrezione, lo diciamo. Assolutamente, ecco. Assolutamente, c'è la copertura della privacy e assolutamente. Che no, perché non fate il palio delle capre? Perché non facciamo il palio delle capre? Sicuramente negli ultimi anni è stata un'organizzazione molto impegnativa, un po' a causa anche della pandemia, quindi c'è stato questo stop. Le alcune associazioni diciamo hanno avuto un po' di difficoltà a organizzare come organizzazione interna. La volontà c'è sempre, quindi sia da parte del comune che di tante associazioni di riprenderlo, quindi speriamo, auguriamo che nei prossimi anni si possa lavorare per realizzarlo l'anno prossimo. Allora siamo in chiusura, noi ringraziamo allora tantissimo Gaia D'Isola, vice sindaco di Cavriana. Le chiediamo come vuole concludere, come vuole salutare i suoi concittadini, facciamo così. Ma assolutamente sì, è sempre un piacere salutarli, anzi guardi, posso anche concludere, se me lo permettete, ringraziando anche la nostra banda che ha partecipato il 25 aprile. È stata veramente una giornata molto intensa, molto significativa, e la ringrazio veramente di tutto cuore. Benissimo, grazie Gaia D'Isola, grazie a vice voi, sindaco. Buona giornata a tutti. Grazie.